Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlo da un posto un po' diverso dal solito. Infatti sono a Roma e sono nella mia vecchia casa, sono nella casa dei miei genitori e questa qui era la mia camera di quando ero bambina, che adesso è diventata la camera di mia sorella. E vi parlo da qui perché sono tra due viaggi, sono in questo momento in Italia per le mie vacanze estive e per alcuni lavori e mi sono fermata qui a godermi questa temperatura primaverile, alcuni giorni mi sto squagliando. E volevo fare un video, volevo cogliere l'occasione per fare un video che mi state chiedendo in molti, soprattutto su Instagram, ed è come edito le mie foto su Instagram. Su Instagram mi trovate come Ma che davvero, e è un social media che a me piace tantissimo perché io adoro, ho sempre adorato fare foto, mi sono comprata la mia prima reflex quando sono rimasta incinta di Viola, quindi ormai quasi 10 anni fa. E ho iniziato a scattare le mie prime foto e mi sono appassionata sempre di più alla fotografia. Oggi mi piace scattare non soltanto con la reflex ma anche con il cellulare, infatti la maggior parte delle foto che posto su Instagram sono scattate col cellulare. Allora, questo è il mio account Instagram. Come vedete è una gallery che non ha un tema di colore ma che ha delle foto comunque molto luminose con dettagli bianchi e comunque che hanno una loro personalità che secondo me dipende anche dal luogo in cui mi trovo, perché non credo a quei feed che presentano foto monocolore o comunque con le stesse tonalità ovunque tu vada, perché le città e i luoghi hanno le loro tonalità. Guardate Minorca com'era turchese, guardate Londra com'è rossa e bianca, guardate ad esempio la Puglia com'è bianca e azzurra, e a me piace riportare questo mood delle località nelle mie foto, quindi il mio feed direi che non ha un tema di colore ma evolve intorno a quelle che sono le mie destinazioni, avendo comunque però questa tonalità molto chiare, brillanti e comunque piacevoli da guardare. Oggi vi dirò come raggiungo questo effetto e vi darò alcuni consigli per scattare le vostre foto e postarle su Instagram. Intanto, se non mi seguite, il mio nome su Instagram è Ma che davvero, anche lì, e quindi seguitemi sia sul feed che sulle Instagram stories perché le aggiorno abbastanza spesso, infatti le vedrete anche oggi. Annunciavo proprio che avrei girato questo video. Alcuni consigli preliminari che vorrei darvi prima di farvi vedere come edito le foto. Il primo consiglio è di scattare delle belle foto da subito, perché non c'è una foto troppo scura o troppo sfocata che può essere migliorata dall'editing, ovvero potete anche migliorarla ma la qualità poi della foto uscirà molto bassa e quindi l'effetto non sarà comunque bellissimo. Quindi la prima cosa che volete fare è scattare una foto che sia dritta il più possibile, quindi cercate una prospettiva piatta, né dall'alto né dal basso né lateralmente per quanto possibile, perché lo stile di Instagram chiede comunque queste foto con una prospettiva molto dritta e molto piatta. Ricordatevi sempre di posizionare il telefono dritto davanti a voi, né dal basso né dall'alto, a meno che non vogliate ottenere un effetto particolare di prospettiva. La seconda cosa è di scattare delle foto il più possibile luminose fin dall'inizio. Questo chiaramente avviene, può avvenire in due modi. Il primo è di scattare in ambienti luminosi, quindi davanti a una finestra oppure all'aria aperta, contro delle pareti chiare, insomma cercare di eliminare, a meno che appunto non sia un effetto dovuto, tutto quello che può causare troppe ombre. Insomma, pensate a una foto che volete editare il minimo possibile, questo è il consiglio principale. Quando scattate fate anche attenzione al tool di esposizione sul vostro telefono. Cliccando sulla parte della foto che volete sia la centrale potete regolare l'esposizione scorrendo in basso o in alto con il dito. Una volta che avete scattato una foto di cui siete contenti, arriviamo alla parte dell'editing. Tenete in mente che Instagram predilige le foto luminose, con colori non troppo saturi e con delle tonalità più fredde che calde. Questo è stato dimostrato da diverse ricerche, diversi sondaggi, ma lo potete provare anche voi postando le vostre foto. In generale, su come migliorare e fare un salto di qualità per il vostro account, io voglio fare un altro video ad hoc. Questo è uno dei temi che io tratto durante il mio workshop, il prossimo sarà a Londra, ma ne farò anche altri a Milano, Firenze, Roma, durante il prossimo anno, ed è richiestissimo. Ci sono dei modi per far crescere il vostro account, ma soprattutto per essere molto più felici delle foto che scattate, editate e della vostra gallery. Instagram ha delle regole, può sembrare molto spontaneo ma le regole, più andiamo avanti più vediamo i feed delle altre persone più capiamo che ci sono, e quindi voglio fare un video poi a parte su
come migliorare il vostro account, proprio quali sono le 10 regole fondamentali. Oggi invece ci focalizziamo proprio sull'editing della foto e lo faremo insieme. Vi farò vedere una foto che ho scattato alcuni giorni fa e faremo l'editing passo passo. Vi racconterò quindi le app che uso, come le uso, a cosa servono e personalmente io come rendo le mie foto luminose e comunque come le edito per Instagram. Quindi ho fatto un'introduzione anche già abbastanza lunga, andiamo subito a vedere come edito le foto. Inizio col farvi vedere quali sono le app che uso più spesso. Questa è la mia cartella fotografi e queste sono le app che uso di più, cioè Snaps, Seed, BSEO, Color Story, Retouch e Screwit. Queste 5 sono quelle che uso di più, poi ce ne sono anche delle altre, ma diciamo che queste le uso meno spesso, comunque vado a periodi. In questo momento uso prevalentemente queste 3 e queste 2 qui per correggere la foto. Adesso vi dico cosa fa ognuna di queste app. Allora, Snapseed è un'app per regolare i parametri principali della foto. BSEO è diciamo l'app regina dei filtri che vedete su Instagram per l'effetto bianco e con i colori un po' freddi che vedete su molti profili. Color Story è un'app di un sito molto famoso che si chiama A Beautiful Mess ed è un'app che ha dei filtri con colori pastello e abbastanza pop. Poi ve li farò vedere. Sono tutti filtri molto carini, secondo me non da usare sempre così come BSEO, ma da usare a seconda della foto. Quello che mi viene chiesto spesso è quale filtro usi. Io non uso mai un filtro unico, uso sempre un editing fatto apposta per quella foto, perché nessuna foto è uguale all'altra e quindi ogni foto ha bisogno di un trattamento particolare. Di solito cerco di usare meno app possibili, però mi capita anche di usarne magari 2 o 3 per la stessa foto, specialmente se deve essere ritoccata in alcuni dettagli. Per questo uso il retouch, ad esempio, non so, fate la foto, c'è una macchia sulla tovaglia, c'è una cartaccia, c'è una persona sullo sfondo che vi rovina la foto e volete levarla, retouch corregge e ricostruisce lo sfondo. Mentre Screwit è un'app per raddrizzare la foto, quindi se non avete non siete riusciti a scattare una foto molto piatta o comunque la prospettiva non vi convince, con quest'app potete raddrizzarla e distorcerla, diciamo riportandola ad una prospettiva che vi piace, normale, senza però perdere la dimensione della foto. Allora, adesso insieme editeremo una foto e vi farò vedere tutti i passaggi che faccio abitualmente. Allora, iniziamo con Snapseed. Allora, questa è la schermata di Snapseed. Come vedete c'è un Tune Image, questo è per regolare i parametri principali, Crop per tagliarla, Transform, questa è per la prospettiva, ma diciamo di solito uso l'altra, Brush è un tool molto interessante che vi farò vedere, Healing serve per correggere appunto dei dettagli della foto, ma l'altra app è molto migliore, quella che vi ho fatto vedere prima, e poi ci sono altri tool che io non uso come Text Expand, Dettagli, Ruota, Bilanciamento del bianco, Selective che è un altro tool molto interessante, Vignette che fa i contorni della foto più scuri e Curve per illuminare la foto. Allora, questa è la foto che io ho scelto da editare. Come vedete è una foto abbastanza bella, già così, secondo me abbastanza luminosa, ma vedrete come riusciremo a cambiarla, perché questa foto potrebbe essere benissimo postata così, ma perché postarla così se possiamo renderla ancora più bella? Allora, il primo tool che volete usare per illuminare la foto è Curve. Questa è una curva che vi permette di alzare o abbassare la luminosità della foto. Vi faccio vedere come. Prendete la curva, la portate su se volete illuminare la foto, la portate giù se volete scurirla. A seconda di dove poi la inclinate, andrà a scurire in modo diverso le luci e le ombre. Quindi in questo caso io alzo un pochino la luminosità della foto, così va bene. Quindi vedete, questa era la foto prima, questa è la foto adesso. Guardate già che differenza di effetto. Dopodiché vado su Tune Image. Di nuovo, ogni foto ha il suo editing, quindi quello che faccio per questa foto è diverso da quello che faccio per un'altra foto, però più o meno i passaggi sono gli stessi. Allora, alzo un pochino la luminosità, alzo un pochino il contrasto per far uscire fuori bene le forme e i colori, e alzo appena appena la saturazione in questo modo.
C'è anche quest'altro tool che è abbastanza interessante in Snapseed, che si chiama Ambience, ve lo rifaccio vedere. Ambience automaticamente vi bilancia colori, ombre e luci. È molto utile per foto dove non c'è tantissimo bianco, perché il bianco lo tende a ingiallire un pochino, a scurirlo, ma quello che fa di molto bello è che tira fuori molto i colori e le forme. Quindi io in questo momento non lo uso, ne uso appena un pochino, ma magari dopo lo vediamo insieme con un'altra foto, sicuramente l'effetto sarà molto carino. Details, allora, le foto salvate con le app tendono a perdere molta qualità, quindi una cosa che io cerco di fare sempre è quella di lavorare sullo sharpening, quindi alzare un pochino la nitidezza, non tantissimo perché altrimenti l'effetto è controproducente, ma almeno un pochino, diciamo che ci sta. Allora, questa era la foto prima. Questa è la foto adesso. Vi faccio vedere un altro tool molto molto interessante di Snapseed. Si chiama Selective. Con Selective voi potete selezionare un'area, ad esempio questa qui. Potete anche decidere quanto è ampia quest'area. Vedete? E questa singola area, vedete sul pallino in questo momento c'è una B, ma questa è Brightness, quindi luminosità, contrasto, saturazione, struttura. Quindi per la singola area voi potete regolare questi parametri, ad esempio voglio fare lo stradino più brillante, aumento la brightness, quindi la luminosità. Guardate. Un'altra cosa che posso fare con Selective è ad esempio rendere più saturo un dettaglio, ad esempio quest'albero. Voglio rendere questo albero un po' più colorato, un po' più saturo, e vado ad alzare la saturazione. Voilà! E già così potremmo essere contenti. Vi faccio vedere però un'altra funzione molto interessante, che è Brush. Allora, con Brush voi avete un pennello a disposizione con diverse opzioni, cioè Dodge and Burn, che illumina o brucia, cioè scurisce il colore, esposizione, temperatura e saturazione. Con questo pennello voi potete andare ad agire su singole zone regolando questi valori. Ad esempio, prendiamo di nuovo saturazione. Potete regolare, io ad esempio metto più 10, vado a ingrandire un'area che voglio rendere più colorata, ad esempio i fiori, e con il pennello vado a picchiettare sulla zona che voglio rendere più satura. Come vedete funziona benissimo e rende immediatamente i fiori più saturi. Posso fare la stessa cosa con l'esposizione. Questa è una cosa che voi potete usare anche per sbiancare una foto intera, addirittura, perché voi prendete esposizione e con questo pennello vi consente di schiarire ulteriormente tutta l'area. Adesso io non lo voglio fare perché questa foto è già abbastanza luminosa, ma come vedete è facilissimo da usare. Allora, direi che con Snapseed abbiamo finito. Questa era la foto prima. E questa è la foto adesso, quindi noi la salviamo. Qui avete diverse opzioni, io faccio sempre save copy, così l'originale comunque vi rimane. Lui applica tutti i filtri e la salva. A questo punto potremmo lasciarla così, ma perché non vedere come viene con un filtro? Quindi io di solito apro VSO, importo la foto e inizio a vedere come starebbe con diversi filtri. Mi piacciono molto i filtri A, questo ad esempio è un filtro che ho usato tantissimo per Parigi, per le foto di Parigi, perché ha queste tonalità un po' marroncine, un po' vintage, che mi piacciono molto. A5 ha delle tonalità più fredde e poi ci sono vari filtri che tirano fuori ognuno un colore diverso, quindi a seconda della foto di nuovo ci sono dei filtri più o meno adatti, e quindi non esiste il filtro VSO, esistono filtri per la specifica foto. I filtri che uso abitualmente sono gli A, con preferenza per A5 e A9. Mi piacciono molto anche i filtri C, che tirano fuori molto i colori, però ad esempio vedete questa foto la fa diventare rosa. La fa diventare rosa, poi giallina, tirano fuori delle tonalità più forti, quindi la saturano un po' di più, e HB1 la fa proprio bianca, e HB2 la sbianca, però alzando anche un po' le ombre. Quello però che potete fare una volta che scegliete un filtro è andare sul filtro stesso e regolarlo, regolare la potenza del filtro. Ok, per questa foto vediamo l'effetto che gli voglio dare, cioè secondo me se la battono HB2, che come vedete dà dei colori un po' più luminosi e freddi, e C3 che la rende super satura. Secondo me abbassiamo un po' C3,
L'altra cosa che potete fare è andare qui sotto e regolarlo. Qui ha tutti dei parametri simili a quelli di Snapseed. Secondo me sono migliori quelli di Snapseed, ma anche qui potete migliorare la luminosità. Chiaramente in questo caso non ce n'è molto bisogno. Il contrasto. E potete ruotare la foto. Se non è dritta, potete farla cambiare la prospettiva orizzontale o verticale, potete tagliarla. Questa è Clarity, che è una specie di sharp, diciamo, gli dà un po' più di struttura, potete usarne sempre un pochino, ma senza esagerare. Sharpen, io trovo che con BSO perdano tantissima qualità, quindi la uso spesso Sharpen. Saturazione, luci, ombre, temperatura. Più in basso per farla più fredda, più in alto per farla più calda. Io sto annullando tutto quello che faccio perché mi piace già così. E altri tool che io abitualmente non uso, che sono fade, sono vignette. Vignette ce l'avete anche nell'altro, vignette è quello che vi fa gli angoli più scuri, vedete? A me non piace molto, lo trovo un po' antico come effetto. E una volta che siete contenti con la vostra foto, la salvate. Premete i tre puntini e fate Save to Camera Roll. Ricordatevi di salvarla sempre alla risoluzione maggiore che avete, in questo caso Actual Size. Mi piace il fatto che se voi editate sempre le foto con VSO, potete vedere come sta una foto con l'altra perché ve le mette nella griglia. Secondo me ci siamo con l'editing, comunque se volete provare una soluzione alternativa c'è anche a Color Story. Riapriamo la foto editata con Snapseed, qui avete dei tool per aggiustare tutto quello che è il crop e la prospettiva. E qui avete dei filtri, alcuni come VSO, alcuni sono gratuiti inclusi nell'app, altri sono a pagamento. Avete anche dei tool come effetti di luce, bokeh, light leaks, ma non li uso particolarmente. Allora, Essentials, come vedete, adesso vi faccio vedere alcuni esempi. Vedete come sono sparati? I colori sono molto pop, guardate l'albero, guardate prima, guardate dopo. E hanno questa caratteristica di avere colori molto brillanti rispetto a VSO. Io ho questi tre pack di filtri che sono Essential, Good Vibes e Fresh. Fresh sono i filtri più chiari. Adesso vi apro la foto in originale e vi faccio vedere come l'avrebbero schiarita senza nessun passaggio su Snapseed. Questa era la foto originale. Vi faccio vedere come sarebbe stata editata se avessi usato soltanto i filtri fresh di A Color Story. Guardate già com'è più luminosa. Magari illuminando la prima un pochino con Snapseed e poi usando questo filtro sarebbe risultata comunque molto molto carina e secondo me molto adatta. Ok, siamo al risultato finale. Questa è la foto come era prima e questa è la foto editata. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile per scattare, editare foto migliori, ma soprattutto per il vostro feed Instagram adesso in vista delle vacanze, per postare le foto delle vostre vacanze dal mare. Se editate le vostre foto con il sistema che vi ho detto, usando le app che vi ho detto e volete farmele vedere, taggatemi sulle stories così le posso vedere, magari posso ripostare le foto più belle che ho visto, comunque gli editing che mi sono piaciuti di più. Quindi non dimenticate di seguire Ma che davvero su Instagram, seguitemi anche sul mio blog macchedavvero.it e su Facebook, sempre come Ma che davvero. E ovviamente se non siete iscritti a questo canale, iscrivetevi e attivate le notifiche perché arriveranno un sacco di video nuovi. A presto, grazie!